Salve a tutti i fedeli discepoli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si possono verniciare due Space Marine con solo tre colori? Scopriamolo dopo la nostra sigla. Ben discepoli, come detto nella intro, oggi proveremo a verniciare due Space Marine, due capitoli diversi, con tre colori, l'Headbaker, il giallo, il rosso e i due neutri, nero e bianco, che io li considero colori a parte. Faremo un Templare nero e un Templare d'argento. Due pennelli proprio, uno fine e uno un pochino più grande. E basta. Non è la mia solita location, oggi è un po' arrangiato il video, diciamo. Bene. Cominciamo col Templare d'argento. Base, Leadbaker. Su tutta la miniatura. Invece il Templare nero, tutto, l'armatura verniciata con nero. Ecco, vedete, il primo colore è stato dato, Templare nero e Templare d'argento. Questo video è figlio, diciamo, del video precedente in cui ho fatto vedere cosa secondo me serve per iniziare a verniciare miniature. Con questo video volevo far vedere come verniciare delle miniature pronte per giocare eventualmente senza dover comprare tonnellate di colori. E magari in un video successivo con gli stessi colori cercare di dettagliare di più queste miniature. Vediamo adesso come arriviamo. Magari forse, magari semmai aggiungendone pochi. Quello poi vedremo al momento. Io intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere il video. Arriviamo a 100, faccio vedere la mia postazione nuova perché è stata ridimensionata il mobile dietro e diciamo che ne ho guadagnato di spazio e forse in praticità. Benissimo. Allora, proseguiamo col Silver Templar. Silver Templar è argentato con i bordi degli spallacci e il bordo intorno all'aquila neri, le spalle e l'aquila e gli occhi gialli. Ovviamente in nero faremo anche le giunture dell'armatura. Partiamo prima col giallo. Io uso l'Averland Sunset, che è un po' più scuro. Andremo poi a schiarirlo col bianco. Non so come viene perché non ho la mia lente di ingrandimento e non ho la luce adatta. Quindi diciamo che ci vedo abbastanza poco.
Ovviamente verranno date due mani di giallo. Ecco qua, vedete il giallo steso, le spalle, l'aquila e gli occhi. Ripeto, questa è una verniciatura molto semplice per far vedere come fare uno Space Marine con pochi colori, con poca esperienza, cercando di raggiungere un risultato decente. Non dico discreto o buono, perché diciamo, sapete che io non mi reputo un maestro né un esperto, ma un amatore che non insegna, fa vedere il suo, dà i suoi consigli, quello che lui sa fare, a imparare, ha imparato, scusate, lo divulga. Adesso faremo il nero intorno agli spallacci, il ginocchio sinistro e intorno all'aquila. Non so se ci arrivo, ma proveremo. Con il nero faremo anche le pieghe, queste del sotto armatura. E le due borse dietro. Ecco qua, vedete il templare d'argento, il ginocchio, i bordi sulle spalle, gli occhi gialli. Ora, a parte il simbolo di purezza e le insegne sulle spalle, questo volendo uno potrebbe dire è finito così. Per giocare va più che bene. Templare nero c'è da farci un po' di più, però purtroppo la luce non mi aiuta, che ho qui, e senza lente ingrandimento, purtroppo, ragazzi, io sapete, non ci vedo, non ci vedo, infatti dovrò trovare una soluzione. Finiamo questo video quando torno, quando tornerò, facciamo un po' di italiano, corretto, quando tornerò nella mia vecchia postazione. Bene, nuova location, ritorniamo quindi alle solite. Sono ritornato a casa, la lente in ingrandimento e riesco a lavorare meglio. Adesso abbiamo visto con tre colori, argento, nero e giallo, il templare d'argento, il Silver Templar. Poi aspettiamo di fare questo e poi andremo a sistemare un attimino.
Templare nero. Abbiamo dato la base nera con il bianco. Andiamo a fare l'aquila e le spalle. Poi ripasseremo il nero, sto facendo un po', diciamo, virgolette, di corsa per non fare i video, come sapete, troppo lunghi. Bene, aquila e spalle, quindi uno e due colori. Terzo colore, LED Belker sull'arma. Ricordatevi però che ho detto il nero e il bianco, essendo colori per me fondamentali, non li conto insieme agli altri tre, ma li conto proprio come colori base, perché questi sono imprescindibili. Quindi diciamo mettiamo il primo colore dei tre che avevamo a disposizione. Il giallo non ci serve, quindi praticamente lo faremo con due colori più due fondamentali. Vedete, abbiamo fatto il fucile, poi ho fatto la fibbia, la reliquia, il manico della pistola con il teschio e gli scarichi della piastra del jetpack in modo da dare un po' di dettagli. Adesso con il rosso su entrambe le miniature faremo il sigillo. Fondamentalmente sono quasi pronte. L'unica cosa, la particolarità dei templari neri, che la copertura, questa del fucile, è rossa. Ecco perché uno dei colori che ho voluto usare è il rosso.
Dato che il rosso dei sigilli è anche più scuro, volendo potete mischiarci un puntino di nero per scurire leggermente il rosso e ottenere un effetto migliore, se volete. Anche gli occhi dei temprati neri degli elmi sono rossi, quindi già che ci siamo. Con il rosso facciamo anche il dot dei mirini, del mirino davanti e dietro, in modo da dare un po' di colore. Ai temperati d'argento non me li voglio fare e quindi. Va bene così. Allora, fondamentalmente vedete, sono pronti per la battaglia. Adesso faremo soltanto il viso usando questi tre colori più o meno che posso pensare di usare. Il temporale d'argento basta fare soltanto i due simboli del temporale d'argento e qui sulle spalle, il numero della compagnia sopra. E fondamentalmente abbiamo un templare, un silver templar battle ready verniciato. Abbiamo usato uno, due, tre colori. Stesso discorso del templare nero. Uno, due, tre colori. Mettiamoci anche il rosso, ma il rosso, come ho detto, 1 e 2 sono in più, abbiamo usato due colori più il nero di fondo, possiamo anche non mettere il nero di fondo, sempre tre soli. Adesso proviamo a fare, questo sta asciugando, i simboli, non so cosa verrà. Allora, sulla spalla destra farò la classica freccia con
di qua sarà dura, ma ci proviamo. Deve essere una spada con due fulmini tipo ali. Il pennello è un po' grosso, cioè è un 3-0, ma. Toccare con la punta del pennello e molte volte non ci riesco. Tipo adesso, schiacciato. Vabbè, più o meno diciamo ci siamo capiti. Invece il templare nero ha la classica croce da templare. Fa prima un più, poi alle estremità si fanno i due con delle V e poi si unisce al centro. Ah, miseria. Aggiusterò un po' col bianco, però più o meno qualcosa è venuto fuori. È un secolo che non faccio più di questa roba. Invece c'è troppo colore sul pennello. Voi usate i trasferibili se siete un po' come me che non ce la fate, eh? Fate prima, perché i trasferibili non ne ho più. Adesso proviamo, non mi dico, non mi garantisco cosa viene il viso. Mischiamo un po' di rosso, un po' di bianco per fare il rosa. Un puntino di bianco alla volta se non fare un rosa troppo chiaro.
parecchio acceso. Adesso andiamo a... No, non mi piace. Un puntino di giallo. Sembra più incarnato, non che sia qui poi. Già ora ho un incarnato un pochino più decente. Facciamo asciugare veloci, che se no andiamo a schiarire col bianco, ma poi giusto un altro po' per fare la prima luce. Va bene, io con le facce ancora non sono, diciamo, io e le facce ancora non abbiamo un buon rapporto di coppia, eh. In teoria so come si fanno, ma nella pratica ancora non ci riesco. Finiamola qui, è meglio prima di fare qualcosa di cui potrei ampiamente pentirmi. Lasciamo stare, tanto più o meno quello che volevo far vedere l'ho fatto. Quindi vedete, abbiamo fatto con tre colori più due fondamentali, due Space Marine Battle Ready. Diciamo un risultato, non dico bello, però diciamo una cosa. Per chi ha le prime armi, e questo è riservato, questo video è più per loro, chi non sa cosa fare, non vuole spendere tanto ma vuole provare. Vedete? Pochi colori, lasciando perdere questo che non ha l'elmo. Questo, uno, due, tre colori. Tre colori, si può già realizzare uno Space Marine per giocare, un capitolo che esiste, niente di inventato. In un altro video, magari sempre con questi colori, proverò a far vedere se si riesce a super dettagliare, sempre nei limiti dei colori, queste due miniature. Vediamo un po', e poi andiamo avanti con tutto il resto. Io adesso, visto che il video mi sa che è venuto anche un po' troppo lungo, vi lascio, vi saluto. Vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al canale, molto importante, non tanto per un discorso di monetizzazione quanto di soddisfazione personale. Magari mi mandano qualcosa giusto da far vedere a voi, ecco, non è che mi interessa il discorso economico, quello è relativo come ho sempre detto, magari qualche collaborazione con qualcuno di voi mi farebbe piacere, perché no? E comunque.
Io vi saluto, vi lascio le vostre cose e vi aspetto nel prossimo video del vostro Mastro S. Arrivederci ragazzi e buona domenica.